Cotta era stato eletto sul furor di popolo contro gli scandali della giunta Bresso, quindi ricordate la questione di Grizzane e Cavour, ha detto farò un assessorato antifurbetti, e poi ci siamo trovati con un presidente che si è fatto addirittura rimborsare delle mutande verdi color Lega, con i soldi pubblici. Cioè, inammissibile, inaccettabile, 40 consiglieri indagati per lo scandalo di Rimbossopoli, rinviati giudizio. Lo scandalo delle firme false, due liste irregolari a destra come a sinistra, quindi a sinistra che si erge come paladino della moralità deve stare assolutamente zitta. Ha presentato anche lei una lista irregolare, quindi il magistrato ha detto che c'era un diffuso clima di irregolarità, bisogna riandare al voto. Grazie al Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far riandare al voto insieme agli europei, risparmiando quindi almeno 20 milioni di euro, quindi questo già è un risultato del Movimento 5 Stelle fondamentale. Vogliamo introdurre, se non riusciamo a Roma, un reddito di cittadinanza, un reddito minimo garantito in Piemonte, a Torino, quindi partiamo da 400 euro al mese, 5.000 euro l'anno per 2.000 famiglie piemontesi, sono 10 milioni di euro che possono ottenersi facilmente abolendo i vitalizi e tagliando gli stipendi dei politici. Quindi non è una promessa elettorale, è un dato, una copertura studiata, verificata, non come fa Renzi a Roma, che si può fare il giorno dopo l'elezione. Poi pian pianino proveremo ad allargare, risparmiando su altri fronti, allargare questa misura e aiutare tutte le persone che oggi sono in difficoltà. La Lega e il centrodestra sono, come vedete, esplosi, polverizzati, non hanno ancora trovato un candidato che unisca le varie anime, e il centrosinistra, come in rinnovamento rottamazione, presenta niente poco di meno che l'ex sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, in politica dal 1974. È un sindaco che ha indebitato il comune di Torino per più di 4 miliardi di euro di debito, il comune più indebitato d'Italia, e adesso il suo successore Fassino sta vendendo tutto, quindi noi abbiamo chiamato simpaticamente uno indebitator e l'altro liquidator, nel senso di liquidatore. Quindi noi abbiamo molto paura che voglia portare questa logica in regione, perché la regione è indebitata per 9 miliardi di euro grazie a Ghigo prima, Presso dopo e Cotta adesso, quindi magari vendendo gli ospedali, quindi proseguendo nella logica di Monferrino, vendendo, licenziando, vendendo, che ne so, tutto quello che possono essere partecipati i servizi della regione Piemonte.